Maha Suleiman, proprietaria del Al Maha Café, centro artistico e culturale di Nazareth, è un angelo della misericordia che ha deciso di aprire una finestra nella vita di Mario e Samar, entrambi affetti da sindrome di Down. Un esempio che invita tutta la società ad accettare le differenze e a vedere diversamente questa condizione genetica come una sindrome dell'amore. Sono follemente innamorata di lui. Samar è la persona migliore che abbia mai incontrato. È una ragazza molto buona, gentile e carina. L'ho amata fin dal primo sguardo. Una società, quella locale, che non accetta facilmente le differenze. Ma tra Mario e Samar, nell'atmosfera del caffè artistico e culturale, è nata una storia d'amore innocente. Tra serate musicali, l'amore ha dominato il cuore di Mario, che si è innamorato di Samar. Non è un libro, ma una storia vera, onesta, spontanea e pura. È l'angelo più dolce della mia vita. Servendo bevande ai clienti del caffè, Mario e Samar mostrano un sorriso sincero e modi gentili. Una storia di successo attraverso la quale il caffè vuole dimostrare che i ragazzi con sindrome di Down, come altre persone con bisogni speciali, hanno la capacità di integrarsi con gli altri se guidati correttamente. Vorrei ringraziare i miei genitori che si sono presi cura di me fino a quando ho raggiunto questa indipendenza. Mi è piaciuta questa idea e vorrei ringraziarli con tutto il cuore. Grazie.